Ben ritrovati, miei blasfemi amici. Oggi parleremo delle opere del mangaka Gotanabe, 1975, talentuoso artista che da alcuni anni a questa parte si sta cimentando nell'impresa di trasporre in manga le storie di Lovecraft. Questi manga, editi in Italia da J-Pop, sono fedelissime trasposizioni dei racconti originali che l'artista riesce a rendere su carta con uno straordinario tratto grafico minuzioso e curatissimo. Tanabe riesce a trasporre lo stile narrativo di Lovecraft in maniera fedele ma anche fluida, arricchendo la storia con scene visivamente emozionanti e che in alcuni punti colmano dettagli nei racconti lasciati all'immaginazione del lettore. Il dettagliatissimo stile di disegno riesce nell'arduo compito di dare forma materiale ad architetture non umane, forme non di questo mondo e creature tanto grottesche da far impazzire alla sola vista. A seguire, presentiamo le trasposizioni manga dell'opera di Lovecraft realizzate da Gotanabe. Ricordati di commentare questo video e di iscriverti alla campanellina per accelerare il ritorno dei grandi antichi. Abbonarti, iscriverti al Patreon o effettuare una donazione PayPal ti dà il diritto a richiedere video personalizzati su ambientazioni spiegate. Un ringraziamento a tutti i follower e ai sostenitori. Il richiamo di Cthulhu. 1926. Francis Willard Thirst riceve in eredità gli studi del prozio, professor Angel, docente di lingue semitiche all'Università di Providence, da cui evince che questi era entrato in contatto con testimonianze sull'antico culto di Cthulhu. Uno scultore, Wilcox, ritraeva profili di città antichissime viste in sogno, che altre persone avevano iniziato a sognare dopo un evento sismico. Un culto di islandesi di 50 anni prima recitava un'oscena litania comune a una setta degenerata della Louisiana, con cui non era mai entrato in contatto. Diversi idoli, tutti identici a una creatura a metà tra un drago, un uomo e una piovra, vengono rinvenuti in varie parti del mondo. Un vecchio cultista aveva rivelato all'ispettore Legras che il culto ha raccolto l'eredità dei grandi antichi, esseri giunti nell'antichità dalla stele e che oggi riposano nei meandri della terra. Un giorno essi si desteranno e l'umanità entrerà in una nuova era di caos. Ma l'orrore più grande risiede nella testimonianza del marinaio Johannes, che, dopo aver affrontato un tentativo di abbordaggio da parte di invasati, è raggiunto in un'isola emersa improvvisamente dalle acque. Incautamente, l'equipaggio aveva destato la più gigantesca e terribile creatura che riposa nei meandri dell'oceano dall'alba dei tempi. Cthulhu. Con una manovra disperata, il marinaio era giunto a salvarsi e a fermare temporaneamente il grande antico, ma i suoi fedeli sono sparsi in tutto il mondo, pronti a tappare la bocca di coloro che sanno troppe cose. E ora è il turno di Thurston. L'autore riesce egregiamente a infondere una forma visiva convincente agli orrori preternaturali evocati dal solitario nel racconto originale. Le incisioni, le sculture, le raffigurazioni riportate su carta sono così vivide e dettagliate che sembrano ricalcate da fotografie, anziché immaginate e trasformate in disegni a partire dalle descrizioni di Lovecraft. A livello di trama, abbiamo soltanto alcune piccole divergenze aggiunte per rendere la storia più cinematograficamente attraente dal punto di vista dell'azione, come la sequenza iniziale che mostra Wayland fuggire evidentemente da cultisti di Cthulhu che intendono metterlo a tacere, per non parlare delle maestose tavole conclusive che mostrano un'ipotetica civiltà al collasso per effetto della presenza di Cthulhu, un'anticipazione dell'orrore che forse attende tutti noi. Una versione a fumetti da recuperare assolutamente se avete sempre sognato di vedere con i vostri occhi le maestose costruzioni non euclidee della ciclopica città di Reye e tremare dinanzi alla spaventosa presenza del grande Cthulhu, inizio e fine di tutti gli orrori. Il Tempio. 1917. Karl Heinrich, comandante dell'U-29 della Marina tedesca, riscontra che il suo equipaggio manifesta segni di isteria dopo aver ritrovato una piccola testa d'avorio addosso a un marinaio di una nave nemica affondata.
I marinai credono di vedere i defunti nuotare in profondità e attuano una rivolta, venendo sterminati. Anche il secondo in comando, Claise, invita il comandante ad abbandonarsi alla pazzia affinché lui li perdoni. Rimasto da solo nel sommergibile adagiato sul fondo dell'oceano, scorge una città di foggia ellenica ma molto più antica. Mentre l'ossigeno sta finendo, crede di vedere un'ombra umana e luci fuoriuscire dall'interno di un tempio. E il richiamo del tempio lo spinge a immergersi in quel mistero senza nome. Curiosità. Il racconto era una sorta di vendetta di Lovecraft per il fatto di essere stato rifiutato dalla visita di Leva. Infatti, si conclude il 20 agosto, il suo compleanno, e il protagonista del manga ha le sue sembianze. Il mastino. St. John e il narratore sono due amici che provano emozioni soltanto nel violare antiche tombe per collezionare reperti e vetusti manufatti. Da una tomba, in un antico cimitero olandese, rubano un talismano a forma di cane dal cadavere di uno stregone ancora intatto dopo secoli, che risulta dilaniato da artigli. I due iniziano a sentirsi perseguitati da qualcosa di non umano e St. John viene massacrato da un enorme cane alato. Il narratore riparte per l'Olanda, ma il talismano gli viene rubato da dei ladri che vengono uccisi a loro volta. Il protagonista riporta l'amuleto al cadavere e gli sembra aprire gli occhi. Infine, sentendosi ancora perseguitato dall'entità, si suicida sparandosi alla testa. La città senza nome. Il narratore trova in mezzo al deserto arabo la città senza nome, così antica che nessuno ne ricorda nemmeno il nome. Esplorando quelle cavità, che non sembrano relazionate all'altezza umana, trova resti di rettili mummificati che scambia per idoli di divinità. Trova affreschi che riportano l'odio degli abitanti per le altre città e la cronaca di come il deserto ha finito per inghiottire la metropoli. Ma le scoperte a cui ha assistito sono nulla in confronto alla tremenda rivelazione finale. Gli abitanti della città senza nome, esseri rettili non umani, sono sopravvissuti fino a oggi tramutandosi in demoni guidati dal proprio odio che infestano le notti del deserto arabo. Il colore venuto dallo spazio. Un meteorite si schianta nel territorio dell'agricoltore Newman Gardner. Il corpo celeste si dissipa in breve tempo, lasciando dietro di sé un colore indefinibile. Quello che inizialmente sembrava una curiosità scientifica si tramuta in una calamità. Il raccolto di Gardner viene rovinato, gli animali iniziano a mutare, la famiglia dell'agricoltore scivola nel logoramento fisico e mentale. Gli animali della zona iniziano a mutare e a corrompersi, e gli stessi familiari dell'uomo si comportano in modo inumano, risplendendo al buio. La cosa ha preso possesso del pozzo e infettato l'acqua e attraverso di esso tutti coloro che se ne sono serviti. Hemmy Pierce, un amico di Newman, assiste all'orrendo deterioramento di Newman e di sua moglie. Avverte quindi le autorità, ma gli uomini, impotenti, non possono far altro che fuggire dinanzi all'incomprensibile colore venuto dallo spazio, che una volta terminata l'opera di prosciugamento, riparte verso altri mondi da depredare. Dagon, il narratore, è un prigioniero di una nave da guerra tedesca che riesce a fuggire a bordo di una scialuppa. Giunge a un'isola emersa improvvisamente dalle acque. Esplorandola scopre un obelisco antichissimo, le cui incisioni rappresentano esseri anfibi di dimensioni spropositate. Ma questa sorpresa è niente di fronte all'orrore che si prospetta da lì a poco. Un'enorme creatura ittica emerge dalle acque e afferra l'idolo, trascinandolo sul fondo dell'oceano. L'uomo scivola sempre più nella paranoia e il pensiero che esseri acquatici più antichi della razza umana siano sulle sue tracce. Ormai schiavo della morfina, decide di farla finita quando, alla finestra, scorge quella mano. L'abitatore del buio. Lo scrittore Robert Bleck giunge a Providence e si sente magneticamente attratto dalla chiesa di Federal Hill.
Gli italiani del luogo la scansano e sostengono che è infestata da un essere limitato soltanto dalla luce. Esplorandola, trova lo scheletro di un giornalista con un diario e una scatola contenente una pietra angolare lucente. Decrittando gli appunti, scopre che nell'edificio si riuniva una setta chiamata Chiesa della Saggezza Stellare, che adorava, tramite il trapezoedro brillante, un'entità malvagia, l'abitatore del buio. Black capisce che toccando la pietra ha destato la creatura che ora rivolge la sua attenzione verso di lui. Scivola sempre più nella paranoia e inizia a ricevere visioni di mondi lontani e fenomeni terribili. Una notte scoppia un temporale e salta l'elettricità. Con la poca luce rimasta a ostacolarlo, l'abitatore esce dalla cattedrale, suscitando il terrore degli italiani. Black supplica le potenze del cosmo di salvarlo, ma l'ultima cosa che vede sono tre occhi fiammeggianti. E il suo cadavere viene ritrovato con un'espressione di sommo terrore. Robert Black, espressamente ispirato allo scrittore e corrispondente Robert Bloch, tra lui e Lovecraft era in corso un gioco scherzoso che prevedeva di fare morire in modo orribile il personaggio basato sull'altro nel proprio racconto. La montagna della follia. 1930. Una spedizione della Miskatonic University si appresta a esplorare nuove regioni polari artiche. Esaminando i campioni di suolo, si scoprono fenditure che non possono essere altro che orme, provenienti da un passato che doveva essere privo di ogni forma di vita. La spedizione arriva alle pendici di minacciose vette nere, la montagna della follia, e rinviene il cadavere di una straordinaria creatura antichissima a metà fra la forma vegetale e quella animale. Quando gli uomini, guidati dal professor Dyer, si dirigono al campo del professor Luck, trovano quasi tutti gli uomini e cani fatti a pezzi, le creature seppellite. Per cercare un possibile superstite, Dyer e il giovane Danforth si dirigono verso le montagne nere, alla cui base trovano un'enorme città di origine preumana. Studiando i bassorilievi, scoprono che gli antichi che la abitavano erano esseri provenienti dallo spazio, che in ere antichissime colonizzarono le terre e i mari, entrando poi in conflitto con la progenie di Cthulhu e Inigo. Con il tempo, la civiltà degli antichi cadde a causa della ribellione delle loro creazioni, Shoggoth, esseri mutaforma simili a conglomerati di bolle, ma alcuni esemplari riuscirono a sopravvivere fino ai giorni nostri, ibernandosi. Penetrando nella roccaforte degli antichi, i due esploratori trovano i resti del loro compagno straziato dagli esemplari degli alieni che hanno subito la stessa sorte. Vi è ancora un Shoggoth in circolazione che non ha intenzione di farla passare liscia agli intrusi. I due esploratori riescono a fuggire a malapena da quell'orrore indescrivibile, ma come se non bastasse, Danforth malauguratamente guarda oltre le montagne nere e scorge qualcosa che lo sconvolge. Finisce così in manicomio a sussurrare tremende rivelazioni che ha appreso, e Dyer si chiede se la prossima spedizione artica porterà alla luce quelle terribili minacce alla vita umana. L'ombra venuta dal tempo. 1908. Il professor Nathaniel Peasley, durante una lezione alla Miskatonic University, perde i sensi e si risveglia 5 anni dopo. Nel frattempo, stando a quanto apprende, si è comportato in maniera del tutto diversa dal solito, buttandosi a capofitto nello studio dell'occulto e in viaggi verso località antichissime. Peasley, assistito dall'unico figlio rimasto al suo fianco, cerca di capire cosa gli sia successo, ma ha l'impressione che qualcosa gli impedisca di ricordare. Nei suoi sogni si vede all'interno di un corpo enorme e di stampo conico, con strani appendici, situato in una megalopoli antichissima. Scopre che la storia ha registrato molti casi di apparenti possessioni, nelle quali le vittime hanno visto dall'oggi al domani un cambio repentino della loro personalità, per poi tornare normali a un certo punto senza ricordi della vita precedente.
Nel 1935, Peasley viene contattato da degli studiosi che hanno rinvenuto nel deserto australiano resti di costruzioni preumane, come quelle che vede nei suoi sogni. Parte quindi per il deserto assieme al professor Dyer, che lo mette in guardia sui segreti che non devono essere svelati. Guidato dai propri ricordi, riesce a ritrovare nell'antica biblioteca un libro vergato da lui stesso milioni di anni prima. Nel corpo del membro della grande razza di Hint che aveva preso il suo posto. Tuttavia, scopre che nel sottosuolo sono imprigionati i polipi volanti, nemici naturali degli Hittiani, che milioni di anni prima ne decretarono la fine e li costrinsero a scambiare i propri corpi con una razza di coleotteri del futuro. Peasley, fuggendo da uno dei polipi, perde il libro che avrebbe potuto attestare la veridicità dei suoi ricordi. Decide quindi di abbandonare la ricerca della verità e redige un resoconto per il figlio, assegnando a lui il compito di appurare se si è sognato tutto o se esiste davvero l'ombra venuta dal tempo. La maschera di Innsmouth. La maschera di Innsmouth è l'adattamento, al momento inedito in Italia, dell'omonimo racconto di Lovecraft The Shadow Over Innsmouth. Uno studente del New England decide di visitare la cittadina balneare di Innsmouth, i cui cittadini sono da tutti detestati anche per via del loro aspetto che ricorda dei pesci. Il giovane scoprirà a sue spese che in città un antico culto rende omaggio a una blasfema divinità marina e che gli stessi abitanti appartengono a una stirpe di creature ittiche che non dovrebbe esistere. Un retaggio contrario alla morale umana, che interessa anche il narratore da vicino. E con questo è tutto. Resta aggiornato su questo canale per ricevere nuovi aggiornamenti sulle opere di Gotanabe. Noi ci vediamo alla prossima.